Las Vegas CES 2020, siamo all'interno dello stand Samsung che ha portato per la prima volta qui il nuovo portable SSD T7 Touch. Si tratta, come vi ho appena detto citandovi il nome, di un SSD portatile in un formato inedito. Non è un 2,5 pollici, non è nemmeno un NVMe, o meglio, forse all'interno c'è un NVMe, ma qui vediamo una confezione, un enclosure che è un pochino più grosso, perché all'interno ospita anche dei chip, tra cui un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali per migliorare la sicurezza ovviamente dell'utente. Prima però di parlarvene un pochino più nello specifico e di farvi vedere come funziona, voglio raccontarvi una piccola storia, perché sono utili questi prodotti. Noi, ma non soltanto noi, siamo soliti spostare grandi quantità di file. Veniamo qui in queste fiere, facciamo un sacco di video, abbiamo bisogno di spostarli dalla nostra SD al PC, poi magari da un PC all'altro, e abbiamo bisogno quindi di un supporto che ci permetta di effettuare queste operazioni in maniera rapida e soprattutto senza che sia eccessivamente ingombrante. Abbiamo bisogno di essere il più leggeri possibili quando siamo dentro a questo tipo di situazione. Quindi noi abbiamo acquistato, in occasione del Black Friday, questo, che è un semplice enclosure per SSD in formato M2. Come potete vedere è abbastanza piccolo, è molto molto leggero. All'interno c'è un SSD che abbiamo comprato proprio durante il Black Friday, ha una USB Type-C e ci permette di effettuare l'operazione di cui vi ho parlato poco fa in maniera semplice e soprattutto velocissima. Questo in particolare raggiunge fino a 1000 mega al secondo in lettura e in scrittura, e ci permette di ridurre tantissimo i tempi di elaborazione. Le stesse velocità le ritroviamo anche su questo nuovo SSD Samsung, che ha però, come vi ho appena detto, la particolarità di essere dotato di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, che quindi ci aiuta a proteggere tutti i dati che troviamo all'interno. La velocità massima di lettura è di 1050 mega al secondo, 1000 mega al secondo invece la velocità massima di scrittura, fino a 9,5 volte più veloce di un classico hard disk esterno portatile, quelli diciamo che all'interno trovano un hard disk meccanico. L'interfaccia è una USB Type-C 3.2 generazione 2, quindi un'interfaccia davvero di ultimissima generazione, che ci permette appunto di trasferire i dati in questa maniera così rapida. Ovviamente anche il cavetto deve essere compatibile, non possiamo utilizzare un qualsiasi cavetto USB Type-C, perché ci sono cavetti che supportano queste velocità e cavetti che invece sono ovviamente meno pregiati e non riescono a raggiungere questo tipo di velocità di trasferimento dati. Come potete vedere, qui abbiamo a disposizione un tablet. Ora non ho idea di quale sia il modello, credo sia l'ultimo Tab S6, però adesso non mi ricordo bene quale sia. Comunque ha una USB Type-C e qui abbiamo il nostro SSD T7 Touch. Inserisco la Type-C, ok, e vi faccio vedere cosa succede. Si apre l'interfaccia dedicata al nostro SSD, che ci chiede l'impronta digitale oppure la password per poterlo sbloccare. Ora io non lo sblocco, entro all'interno dell'archiviazione e vi faccio vedere che comunque viene rilevata la presenza dell'SSD, ma la capacità viene stoppata, viene segnalata come di 45 mega. In realtà questo è un SSD da 500 mega. Quindi, aprendo poi la cartella relativa, vediamo che sono soltanto i file di sistema. I file contenuti realmente all'interno dell'SSD non vengono visualizzati perché non l'abbiamo sbloccato. Quindi esco nuovamente, rientro nell'applicazione dedicata, tocco con il mio dito l'SSD, l'impronta digitale, sblocco l'SSD e a questo punto viene mostrata qui la capacità effettiva del nostro disco. Ritorno all'interno dell'applicazione My Files e, come vi avevo appena anticipato, la capacità è cambiata, è effettivamente 466 giga, di cui 29 circa occupati dai file che finalmente possiamo vedere all'interno della nostra applicazione. Un prodotto quindi sicuramente molto molto interessante, particolare, ma decisamente utile, specialmente per chi come noi trasferisce grandi quantitativi di file e lo vuole fare in totale sicurezza. Sarà disponibile in due colorazioni, quella che vi ho mostrato fino ad ora, che è la colorazione argentata. C'è poi una colorazione invece
più scura, nera, definiamola nera, in tre tagli, 500 giga, 1 tera e 2 tera. Il prezzo per la versione base, quella da 500 giga, è di circa 170 euro. Continuate a seguirci, arriverà ancora qualche altro video qui dal CES 2020 di Las Vegas. Mi raccomando, sotto in descrizione trovate anche il link con ulteriori informazioni nell'articolo che abbiamo appena pubblicato sulle pagine di HDblog. Ciao!